Martina, voglio farvi una piccola osservazione, può essere utile nello svolgimento degli esercizi. L'osservazione è questa: quando si parla dell'SQNR di una conversione analogica digitale fatta attraverso un sistema PCM, se ricade, se la situazione ricade in quella che abbiamo descritto nei giorni passati, cioè che si può trascurare l'errore di sovraccarico e l'errore di granulare può essere approssimato come uniforme, allora, come dicevo, la SQNR ha questa espressione: potenza del segnale da quantizzare diviso potenza del rumore di quantizzazione può essere approssimato come delta quadro dodicesimo, dove delta è l'ampiezza del passo di quantizzazione, e cioè tutta la dinamica 2x con n diviso il numero di livelli n, che essendo in genere un multiplo del numero di bit è 2x con n diviso 2 ln d. Ok? Se metto questa espressione qui dentro, esce fuori che l'SQNR può essere scritto come i con x, 12 va sopra, poi delta quadro è questo oggetto, 2x con n al quadrato, e poi 2 ln i va sopra, e 2 ln i al quadrato diventa 2 alla 2 n. Ok? Non mi interessano i coefficienti che stanno qui davanti, tanto ogni volta che dovrete calcolare SQNR avete la potenza del messaggio diviso l'ampiezza dell'intervallo quantizzato diviso 12. Anzi, l'ampiezza al quadrato diviso il numero di livelli, trovate delta, scusate, trovate il passo di quantizzazione, cioè l'ampiezza dell'intervallo quantizzato diviso il numero di livelli, e fate al quadrato e dividete per 12. Quindi non mi interessano questi coefficienti che stanno qui davanti, voglio solo farvi notare che poiché il passo di quantizzazione è inversamente proporzionale al numero di livelli, se lo mettete al denominatore, il numero di livelli passa al numeratore. E siccome il numero di livelli n è una potenza di 2, n quadro diventa una potenza di 4. Va bene? Questa è l'unica cosa che mi interessa. Questo vuol dire che se io ho un SQNR con d bit, che è quell'espressione, e mi chiedo qual è SQNR con n più 1 bit, e fatemi indicare con n più 1 il pedice in modo che mi ricordo che è relativo a n più 1 bit, cosa ottengo? Lo stesso oggetto, 12 potenza di x diviso 2x con n quadro per 2 alla n più 1. Più 1, 2 per n fa 2n, 2 per 2, 2 per 1 fa 2, quindi per più 2, quindi per 4. Ok? Ma questo qui è proprio l'SQNR con n bit per 4. Questo significa che l'SQNR con n più 1 bit, quando lo esprimo in dt, è proprio uguale all'SQNR con n bit, quando lo esprimo in dt, più 10 log 10 di 4. Ok? Perché per 4 in naturale vuol dire più 10 log 10 di 4 in decibel. Ma 10 log 10 di 4 vuol dire 10 log 10 di 2 più 10 log 10 di 2, il doppio del doppio. Ma ogni volta è fra il doppio sono 3 decibel, quindi più 3 più 3. Quindi questa osservazione serve solo a dirvi che ogni volta che aggiungete un bit di quantizzazione in più, guadagnate in SQNR 6 dB. Va bene? Chiaramente bisogna partire da una situazione in cui il numero di bit di quantizzazione è sufficientemente alto perché valga un'approssimazione che l'errore possa essere approssimato appunto come una uniforme. Quindi deve essere abbastanza alto in modo tale che il passo di quantizzazione è sufficientemente piccolo, che la densità di x può essere approssimabile come piatta in quell'intervallo e dunque l'errore può essere approssimabile come uniforme. Se quindi n è abbastanza grande che l'errore granulare è uniforme, allora vale questa espressione
E allora ogni bit in più che aggiungete vi dà luogo a 6 dB di guadagno. Va bene? L'ho voluto fare adesso perché nell'esercizio che abbiamo svolto ieri era richiesto di valutare un SQNR e poi dopo in un caso, poi nel caso successivo, fissato un certo rapporto segnale-rumore, valutare altre cose. Vedremo che rispetto al primo punto, il secondo punto e il terzo punto avranno un numero differente di, bit di quantizzazione e otterremo un livello differente di SQNR. Per verifica vedremo se davvero questi 2 bit in più, 4 bit in più, 1 bit in meno che usciranno fuori daranno luogo a 12 se hanno 2 in più, 18 dB se hanno 3 in più, meno 6 dB se hanno 1 in meno, decibel di vantaggio su SQNR. Quindi può essere soltanto un check che potete fare nell'esercizio per verificare se è corretto. Detto questo, riprendiamo l'esercizio di ieri, mi riscrivo la traccia qui, potrebbe essere stata dimenticata ieri mattina. Avevamo un messaggio MIT SSL con autocorrelazione di tipo 2 sync 4 10 alla 4 tau, da cui abbiamo capito che la potenza era 2 watt e la banda era 10 GHz. Abbiamo detto che c'è una codifica, viene convertita, scusate, ci manca anche un altro dettaglio, e che il massimo valore dell'ampiezza del messaggio M da quantizzare è pari a 10. Poi l'altra informazione è che veniva quantizzata e veniva convertita in digitale con sistema PCM con impulsi Polar non return to zero, da cui avevamo capito che semplicemente gli impulsi erano proporzionali a una finestra rettangolare ad ampiezza pari al tempo di T. E detto questo, le domande erano: se la banda di guardia è di 2.5 kHz e il quantizzatore lavora a 128 livelli, trovare il bit rate, l'SQNR e la banda occupata, che se non vado errato erano 175 kilobit al secondo, 30 dB e 175 kHz. E ora possiamo continuare l'esercizio e rispondere alle domande 2 e 3. La domanda 2 era: se è richiesto un SQNR minimo di 56 dB e si utilizza la stessa banda di guardia nel punto 1, cioè 2.5 GHz, allora ricavare il numero minimo di livelli e il corrispondente livello di SQNR raggiunto e banda occupata del segnale. Viceversa, infine, cioè il punto 3 richiedeva che se invece di avere un vincolo sul minimo SQNR da garantire avete un vincolo sulla massima banda disponibile, e in questo caso è 186 kHz, allora è richiesto di calcolare l'SQNR massimo a cui si può arrivare e i corrispondenti valori di frequenza di campionamento, numero di livelli, banda di guardia, bitrate. Ok? Queste erano le domande.
Rispondiamo quindi alla seconda domanda. Come procedere? Prima, con 128 livelli e 2.5 kHz di banda di guardia, ottenevo un SQNR 30 dB. Ora voglio un SQNR maggiore, con la stessa banda di guardia. Cosa vi aspettate che cambi? Ho tre parametri. Banda di guardia, numero di livelli ed SQNR. Tre parametri. Se io assegno il numero di livelli alla banda di guardia, ottengo 30 dB SQNR. Se ora dico voglio un SQNR maggiore con la stessa banda di guardia, cosa vi aspettate che succeda? Aumenta il livello. Che il numero di livelli deve forza aumentare. Se voglio aumentare l'SQNR, devo alzare il numero di livelli di quantizzazione, così l'errore di quantizzazione è più piccolo. Ok? E come ricavarlo? Beh, se voglio un SQNR minimo di 56 dB, devo utilizzare l'equazione del SQNR per trovare il numero di livelli. Quindi 10 alla 5.6 che fa? Qualcuno mi dice quanto fa questo numero? Radice decima è 10 alla 56, che però non si può fare 10 alla 56, sarebbe un numero troppo grande. 10 elevato alla 5.6, quanto fa? 390, allora 3,98 per 10 alla 6. Questi sono 56 dB, ok? E io voglio perlomeno 56 dB, quindi... Scusi, 10 alla 5. 10 alla 5 era, non la 6 ha detto male. 6,98 per 10 alla 5. Però se io devo a 10 alla 5.6, è qualcosa più grande 10 alla 5. 10 alla 5.6 è quasi 10 alla 6. Quanto viene? 398.000. Dicevo, questo è l'SQNR minimo. Bene, io ne voglio uno maggiore. Perlomeno quello. Ma l'SQNR, abbiamo detto, la potenza del segnale a quantizzare diviso delta quadro dodicesimo. Oh, se preferite 12 con x diviso delta, abbiamo detto che è l'ampiezza dell'intervallo a quantizzare, ma il massimo di ampiezza è 10, quindi devo quantizzare l'intervallo da meno 10 a 10, quindi 20, diviso il numero di livelli n. Ho un'equazione, un'incognita, trovo n. In particolare, la potenza del segnale abbiamo detto che è autocorrelazione in 2, in 0, cioè 2. Di conseguenza, n quadro dovrà essere maggiore o uguale di cosa? Di 3,98 per 10 alla 5. Per 20 al quadrato, che fa 400, diviso 2 per 12, che fa 24. Quant'è questo numero? Qualcuno ha una calcolatrice che può fare al volo questo conto? 6,6 per 10 alla 6.
6.6 per 10 alla 6. Di conseguenza la radice è? Ma ricordatevi che questo è il numero di livelli che è pari a 2 alla n, quindi n, il numero di bit, deve essere maggiore o uguale di log 2 di questo numero. Quant'è il log 2 di 2.6 per 10 alla 3? Che sarebbe semplicemente 2600? Con 1000 siamo a 10 bit. 2024, 2048 stiamo a 11 bit, stiamo a 11 qualcosa qui, giusto? Perché con 12 bit stiamo a 4000 e qualche altra cosa. 2 alla 10 fa 1024, 2 alla 11 fa 2048, 2 alla 12 fa 4096, quindi stiamo fra 11 e 12, non mi interessa essere più preciso. 11 e qualche altra cosa, che vi devo dire? 11 e 3. Anzi, ditelo un po' voi, mi sembra veramente brutto scrivere una cosa che non è corretta. Quant'è log 2 di 2600? Professore, domanda stupida: log 2 sulla calcolatrice come si imposta? Non ci è mai capitato. Log 2 di un qualcosa. Prego? 11,34. Ok. Se non comunque log 2 di qualcosa lo potete scrivere come logaritmo naturale di elevato a log 2 di quella stessa qualcosa, e così non funziona. E allora lo potete scrivere come log 2 di e elevato al logaritmo naturale di x, e cioè come logaritmo naturale di x per log 2 di e. Quindi se avete, e neanche così ci piace perché abbiamo il logaritmo naturale di x che è uguale a log 2 di x diviso log 2 di e, potete invertire e trovare log 2 di x in funzione del logaritmo naturale e logaritmo naturale di 2. Quindi posso dire che il logaritmo naturale di x lo posso scrivere come logaritmo naturale di 2 elevato a log 2 di x. E questo è log 2 di x per logaritmo naturale di 2. Da qui ricavo log 2 di x è logaritmo naturale di x diviso logaritmo naturale di 2. Comunque a noi interessava sapere soltanto. Prego. Ma a posto di fare tutti questi calcoli, non vogliamo fare semplicemente, vedendo l'osservazione di prima, non vogliamo contare i più. Esattamente. Questa è la versione alternativa. Ora noi faremo invece per verifica. A noi qui interessa sapere soltanto per grosse linee quanto è n, perché ricordate che n è il numero di bit, quindi non può essere un numero frazionario. In particolare, se l'esercizio richiede che n debba essere maggiore di 11.3, dobbiamo per forza prendere come minimo livello di n del numero di bit 12 bit, perché per avere almeno 56 dB mi servono almeno 11.34 bit. Siccome 11.34 non li posso fare, ho 11 o 12, mi servono almeno 12. Questo è il numero minimo di bit. Di conseguenza il numero minimo di livelli, che era poi la domanda dell'esercizio, calcolare il numero minimo di livelli, è 2 alla 12 che è 4096, giusto? Perché 1000. Questo è il numero minimo di livelli necessari per avere un SQNR maggiore o uguale a 56 dB. 4096, lo scrivo qua.
punto successivo dell'esercizio però richiede di calcolare il... Anzi, prima di andare avanti, come ha suggerito il vostro collega, verifichiamo se si trova. Questi sono 12 bit, rispetto a prima che ne avevamo 7. Quindi 8, 9, 10, 11 e 12, sono 6 bit in più al quantizzatore. 7, 12, 5 bit in più al quantizzatore, scusate. Siccome ogni bit in più vi dà luogo a 6 dB di guadagno, dovete avere 30 dB in più di guadagno. Siccome prima stavo a 30 dB, ora dovete arrivare a 60 dB. E infatti ci arriviamo a 60 dB, perché non arriviamo a 56, ragazzi, perché per arrivare a 56 servono 11.34. Noi però non abbiamo 11.34, ne abbiamo 12, quindi staremo un po' più di 12. Infatti, il secondo punto d'esercizio chiede di calcolare per questo livello minimo, numero minimo di livelli, il corrispondente valore di SQNR, che non sarà questo qui. Ok? Sarà leggermente più grande, perché questo lo otteniamo con 11.3, ma noi ne abbiamo 12 di bit. Quindi trovare il corrispondente livello di SQNR per questo numero di livelli minimi e il corrispondente valore di banda occupata, perché la banda dipende dal numero di bit. Maggiore il numero di bit, più piccolo sarà il tempo dell'impulso, perché devo portare più bit, e maggiore sarà la banda occupata. Quindi calcoliamo il corrispondente valore di SQNR e verifichiamo che è veramente 60 dB. Ma l'SQNR è questo, dove qui dentro ci devo mettere 4096 al quadrato. Quanto fa questo numero? Fate un attimo il conto, per favore. Diviso 400 per 4096 al quadrato. Sono 60 dB, come ci aspettavamo, perché abbiamo detto che rispetto al punto precedente dove ottenevo un SQNR 30 dB ho 5 bit in più di quantizzazione. Poiché ogni bit in più di quantizzazione dà luogo a un guadagno di 6 dB di SQNR, 6 per 5 è 30 dB in più rispetto a prima. Prima erano 30, ora dobbiamo avere 60, e infatti ne abbiamo 60. Il conto che abbiamo fatto è corretto. Sulla banda occupata dobbiamo ricordarci che la banda, se la prendiamo, la banda l'abbiamo presa al primo o al secondo nullo? Al secondo nullo, però allora, rimaniamo coerenti, al secondo nullo è il doppio di questo oggetto qua, quindi 5, 5, 10, 7, 7, 14, 1, 15, 350 abbiamo detto ieri. Sì. Bene, se la prendiamo al secondo nullo dobbiamo prendere il secondo nullo dell'impulso rettangolare, che sta a 2 su T con B. Ma 2 su T con B è 2 volte Ni su T di simbolo, o T di campionamento, ma l'inverso è il passo di campionamento, la frequenza di campionamento, ma la frequenza di campionamento è 2 volte la banda più la banda di guardia, ok? E dobbiamo calcolare questa quantità quando lì adesso fa 12. In realtà basta prendere la banda di prima, la dividiamo per 7 e la moltiplichiamo per 12, ok? Perché la banda precedente l'ho ottenuta con D uguale 7. Ora dobbiamo calcolare una banda con D uguale 12, basta dividiamo la banda precedente per 7 e la moltiplichiamo per 12. Quando otteniamo? Questo fa 10 e 2 e mezzo fa 12 e mezzo, per 2 fa 25, 600. Per 2 fa 50, 50 anni. Quant'è? 600.
Eh sì, per 12, ma dove è 12? 600 killers. Ecco la banda occupata. Come vedete, volete delle prestazioni migliori? In termini SQNR, passare da 30 dB a 60 dB, la banda occupata quasi raddoppia, da 350 a 600 kHz. Sempre maggior banda. Quasi raddoppia, perché ho anche quasi raddoppiato il numero di bit calcolando. Esatto, perché la banda è proporzionale al numero di bit. E quello è il motivo, servono per aumentare il SQNR bisogna aumentare il numero di bit, ma se aumenta il numero di bit aumenta la banda, perché si stringe il tempo di bit. Infine possiamo risolvere l'ultimo punto dell'esercizio, il punto 3, in questa volta assegna la banda massima. E direi che 186 è un numero che non mi piace, perché forse ieri ho rifatto l'esercizio con la banda al secondo nullo e quindi era tutto per 2, infatti qui ho riscritto la soluzione con la banda al primo nullo, quindi cambiamo il testo dell'esercizio e adeguiamolo a quello che abbiamo fatto ieri. Non è 186, ci mettiamo il doppio 186. Cioè 372. Ok, è un numero un po' strano, vabbè. Scusate, approssimiamolo. Vabbè, va bene così. Il numero va avanti. Allora, stavolta il vincolo non viene dato all'SQNR minimo da garantire, che poi imponeva il numero minimo di bit, ma l'SQNR il vincolo viene dato alla banda massima occupata, e quindi questo vincolo darà luogo a un vincolo sul massimo numero di bit che posso utilizzare, perché se io vincolo la banda che deve essere non superiore a, allora il numero di bit sarà non superiore a. In questa maniera vincolo il massimo numero di bit. Per questo darò luogo, otterrò il massimo valore di SQNR. Ora, la banda occupata abbiamo detto che non deve essere superiore a 372 kHz. Questa è la banda massima. E la banda realmente occupata deve essere più piccola della banda massima. Ma la banda realmente occupata l'abbiamo scritto prima. Quant'era? 4mi per banda più banda di quarti, giusto? Sì. Tuttavia stavolta la banda di guardia non è assegnata, è un parametro che possiamo giocarci noi. Non è fissata, la potrei scegliere voi la banda di guardia. Purché rispettiate il vincolo che la banda occupata sul canale, insomma la banda del segnale, quantizzato, rimanga inferiore a 372 kHz. Ma se voi avete una sola disequazione con due incognite, avete più valori che vi danno luogo a quella disequazione. Se il test dell'esercizio vi chiede di calcolare l'SQNR massimo raggiungibile, voi che fate? Di queste due coppie di valori, ni e W di guardia, che cosa scegliete? Ni grande e W di guardia piccola, in modo che il prodotto rimanga inferiore a 372, oppure ni piccola e W di guardia grande, in modo sempre che il prodotto rimanga inferiore a 372. Chiaramente si privilegia ni il numero di bit, perché se voglio massimizzare l'SQNR quello che mi importa è che ni sia grande, la banda di guardia non mi interessa, non è nei vincoli. Se voglio massimizzare l'SQNR cercherò il numero di bit ni massimo possibile, ma se il prodotto con WG rimane costante a 372 al massimo, vuol dire che io posso mettere
come banda di guardia 0, così otterrò il massimo numero di bit possibile. Un'equazione, una disequazione, un'incognita, ni deve essere minore o uguale a 372 kHz diviso 4 per la banda che è 10 kHz, quindi 40. .3, giusto? Perché era prima del doppio 186, quindi 372 diviso 2 faccio 86 diviso 20. E cioè 93 diviso 10, 9.3. Ok? Quindi ni deve essere minore o uguale a 9.3, non posso avere più di 9.3 bit. Di conseguenza il numero minimo stavolta, non massimo, di bit è 9. Da questo ricavo immediatamente l'SQNR corrispondente, quindi richiede di calcolare il numero di bit e il corrispondente massimo valore di SQNR, che è la potenza del messaggio M che devo quantizzare, diviso delta quadro dodicesimo, dove delta stavolta fa 20 diviso 2 alla 9 al quadrato per 2, ma in realtà sono 2 dB, 2 bit in più del caso 7 e quindi sono 18 bit in più del caso 30 dB. Quindi se nel primo punto con 30 dB, con 7 bit avevo 30 dB, nel terzo punto con 9 bit ho 30 dB più 6 più 6, 42 dB. Fate lo stesso il conto per verifica, ma dovrebbe uscire così. Quindi l'SQNR massimo è 42 dB. Il corrispondente numero di livelli è facile perché 9 bit è 2 alla 9, 512. E anche il bit rate dovrebbe essere facile perché il bit rate è... Eh no, questo lo dobbiamo calcolare. Stabilito che ni fa 9. Numero minimo, numero massimo di bit, che dà luogo a un massimo SQNR di 42 di bit. La domanda successiva chiede di calcolare i corrispondenti valori di frequenza di campionamento, banda di guardia e bit rate. Io direi di cominciare dalla banda di guardia. E perché posso avere ancora una banda di guardia? Perché con ni uguale 9 c'è la possibilità di avere una banda di guardia, perché a noi usciva ni minore o uguale 9.3, quindi con 9.3 bit vale l'uguaglianza e quindi la banda di guardia fa 0. Purtroppo o per fortuna non posso utilizzare 9.3 bit, ma posso utilizzare un po' di bit in meno, solo 9. Avanza una virgola in più con cui posso giocare e ottenere un corrispondente valore di banda di guardia rispettando il vincolo di 372 kHz di banda occupata sul canale. Ve lo dico meglio,
la banda del segnale quantizzato X, quando la banda di guardia fa 0, è 4NW, che nel nostro caso è 4 per 9 per 10 kHz, che sono 4 per 9 per 32, 320 kHz. Come vedete avanza ancora un po' di banda, perché il limite è 372, quindi sto ancora sotto i limiti imposti. Quella banda in più me la posso prendere lo stesso, tanto mi è garantita, e la posso giocare, utilizzare come banda di guardia. Chiaro? In particolare, risolvo questa equazione quando ni sono esattamente 9 bit, la banda del segnale 10 GHz, rimane come unico incognito la banda di guardia, quindi prendo la banda di guardia più grande che posso prendere, compatibilmente con vincolo di rimanere dentro le 372 kHz di banda occupata. Quindi 372 uguale 4NI W più banda di guardia, e quindi abbiamo 4WNI quando NI fa 9, fa 320, 4 per 9 per 10 kHz, quindi ce l'ho 4, anche qui 302 kHz, 360, 4,36, scusate. Dicevamo qui 372 kHz, quindi per 10 alla 3 banda di guardia, da cui otteniamo che la banda di guardia è 372 diviso 36 meno 10 alla 4. Quant'è? O se preferite 372 meno 360 fa 12. 12 diviso 36 è un terzo, giusto? Un terzo di kHz. Sì, perché sì. 333.3 periodico Hz. Ecco la banda di guardia che mi posso permettere. Vi trovate? Sì. Ve lo ripeto, è un passaggio un po' più delicato, anche se piuttosto semplice. Con 9.3 bit sono costretto ad avere una banda di guardia nulla per rispettare quel vincolo. Purtroppo però non posso utilizzare 9.3 bit, ma ne posso utilizzare 9. Se non utilizzo 9, allora quel vincolo lì con l'uguaglianza è rispettato con una banda di guardia W che può essere diverso da 0. Se è uguale a 0 è più piccolo la banda occupata di 372. Se voglio arrivare a 372 posso utilizzare un po' di banda di guardia. In particolare, se utilizzo 333 Hz di banda di guardia, arrivo al limite di banda occupata di 372 kHz. Siccome la banda di guardia è una cosa buona perché mi permette di fare dei filtri di costruzione reali in recessione, io lo utilizzo. E quindi la banda di guardia qui è 333 Hz. Prego. Ma non me ne avanzavano 12 di kHz, perché non posso utilizzarne una frazione di 12? Allora, questa quantità qui fa, abbiamo detto 4 per 9 10 alla 4 fa 360 Hz, più 4 per 9 36 per banda di guardia, ok? Qui se porto questa all'altra parte, 366 kHz, abbiamo 12 kHz, deve essere uguale a 36 volte la banda di guardia, e quindi la banda di guardia è 12 kHz diviso 36.
12 su 36, un terzo, 1000 terzi. Ok. Rimangono a trovare i corrispondenti valori di frequenza e campionamento, che è facile, due volte la banda più la banda di guardia. E nel nostro caso la banda è 10 kHz, la banda di guardia è 1000 terzi, e quindi 10 più 1000 terzi. E quindi è 20 kHz più 10 terzi per 2, 20. 1000 terzi per 2, 2000 terzi, quindi è 666, quindi è 20.666 periodi, quindi 67 kHz. Ok? Quindi la frequenza di campionamento è 20.667 kHz. E allora ricavo facilmente anche il bitrate, che è un bit ogni t con b, tempo di bit, se preferite di bit ogni tempo di campionamento, ogni istante di campionamento, perché ogni passo di in ogni periodo di campionamento io mando di bit, o se preferite di per fc, e quindi è di quanto era 9 9 volte la frequenza di campionamento, quindi 9 per 20.67 kHz. Quanto fa 9 per 20.67? 20.6 periodico? 186 kg. Giustamente. Kilobit al secondo. Ok? Se non avete domande, facciamo un altro esercizio. Molto semplice, molto simile. Abbiamo un segnale MIT da convertire da analogico a digitale. MIT e SSL, e i campioni hanno densità F con M di X o di alfa, insomma, del parametro che volete, fatta in questa maniera: è un terzo fra meno 2 e 0 mentre fa tra 0 e 2 è un sesto. Al di fuori è 0, infatti 2 per un sesto fa un terzo, 2 per due terzi per un terzo fa due terzi, 2 terzi un terzo fa 1, che è il 100% di probabilità, non può esserci nulla altrove. Questo segnale M da convertire in digitale a una banda di 5 kHz viene convertito in digitale attraverso un sistema PCM con banda di guardia pari a 2 kHz. Viene utilizzata una codifica di tipo Polar Return to Zero
e vedremo a breve che significa, ma per adesso, come prima, sarà semplicemente un vincolo sul tipo di impulsi da utilizzare. Le domande sono: scusate, ho sbagliato a copiare perché ho scritto NY18, il numero di livelli pare 18, che mi sembra impossibile. Non ha senso 18 livelli di quantizzazione, mettiamoci un numero noi. Che voglio dire, 1024, va bene? Se il quantizzatore lavora con 1024 livelli, calcolare il bit rate, l'SQNR ottenuto e la banda occupata dal segnale. Viceversa, se la banda massima è pari a 140 kHz, allora calcolare l'SQNR massimo a cui si può arrivare e i corrispondenti valori di banda occupata e di bitrate ottenuto. Domanda 1. Calcolare il bitrate. Il bitrate è facile perché si manda un bit ogni tempo di bit, o se preferite si mandano ogni bit ogni tempo di simbolo, cioè pari al tempo di campionamento. O se preferite si mandano ogni per FC bit. Perché ripeto per la millesima volta, si utilizza ogni bit di quantizzazione per quantizzare ogni campione, ma arrivano FC campioni al secondo, quindi ho ogni per FC bit al secondo. La frequenza di campionamento è due volte la banda più la banda di guardia, quindi è 2 ogni W più W di guardia. Sono tutti oggetti che abbiamo perché la banda di guardia è 2 kHz. La banda del segnale, il testo dice che è 5 kHz. Il numero di bit è, se ho 1024 livelli, ho 10 bit. Di conseguenza abbiamo 5, 2 fa 7, per 2 14, per 14 kHz, per 10, 140 kHz, che a questo punto è esattamente, no, vabbè, ok? Ho detto io 5, 2, 7 per 2, 14, 14 kHz per 10, ho sbagliato io, 140, ok? Sì. Questa è il bit rate, mentre la banda occupata, la banda occupata è come sempre proporzionale alla banda dell'impulso, ok? L'abbiamo visto in mille sassi. Per cui dobbiamo cercare all'interno del testo esercizio il punto in cui ci dà informazioni sulla sul tipo di impulso utilizzato. Codifica Polar Return to Zero. Questo significa semplicemente che l'impulso base utilizzato è questo qui.
può essere positivo o negativo, ma tanto non ha effetto sulla banda, a seconda del bit sia 1 o 0. Ok, lo vediamo a breve, ma per adesso prendetelo per buono. È un impulso rettangolare ad ampiezza pari a metà del tempo di bit. Quindi gli impulsi utilizzati per codificare, per rappresentare dal punto di vista elettrico quel segnale, sono impulsi rettangolari ad ampiezza, quindi a durata, pari a metà del tempo di bit. Quindi se volessi utilizzare qui una banda al secondo nullo, perché abbiamo a che fare con uno spettro che ha dei nulli, perché se è una finestra rettangolare, la trasformata è una sync, la PSD è una sync quadro e quindi c'ha dei nulli. Se vogliamo prendere come tensione in banda il secondo nullo di quella sync, o sync quadro, dobbiamo prendere appunto due nulli, ma il primo nullo sta 2 su t con b, quindi 4 su t con b, due volte il nullo. Va bene? PDT è proporzionale a una finestra rettangolare, in realtà quella finestra rettangolare è traslata, ma non ha effetto sulla banda. A T diviso T con B mezzi, di conseguenza PDF è proporzionale a T con B mezzi, sync di F T con B mezzi, e il primo nullo sta 2 su T con B. Va bene? Quindi è 4 su T con B. Vabbè, non dovete mica ricopiare e trasformare la sync, cioè il primo nullo è 4 su T con B, punto. Perché è un impulso rettangolare? La cosa interessante è che è proprio un multiplo intero del bit rate, che è 1 su T con B, quindi sappiamo già quanto fa questo numero, è 4 volte il numero precedente. Quindi 4 per 140, quindi sono 560 kilobit al secondo. Va bene? Kilo. Banda, scusate, kilobit sono... e qui ho scritto kilohertz. Chiaramente di sopra abbiamo un bit rate, quindi quelle sopra è kilobit al secondo. E quelle sotto è una banda, quindi sono kilohertz. Ho invertito l'unità di misura. Banda trovata, serve l'SQNR. Bene, per calcolare l'SQNR devo trovare come far funzionare questo quantizzatore. Il testo non l'ho detto, ma immagino ci fosse, forse non l'ho copiato io. Si utilizza un quantizzatore uniforme e allora mi serve il passo di quantizzazione e l'intervallo da quantizzare. Anzi, mi serve soltanto l'intervallo a quantizzare, perché poi se so l'intervallo a quantizzare il passo di quantizzazione è univocamente determinato, perché so anche il numero di livelli, che è 1024. Quindi se io capisco qual è l'intervallo a quantizzare, faccio l'ampiezza con l'intervallo diviso 1024 e ho anche il passo di quantizzazione. E so come funziona il quantizzatore. Qual è l'intervallo a quantizzare? È chiaramente meno 2 e 2, lo capisco dalla PDF, cioè dalla densità del messaggio MDT. MDT, cioè i campioni del segnale, sono variabili aleatorie che prendono valori nell'intervallo meno 2 e 2. Anzi, siccome in questo intervallo qua, fra 0 e meno 2, la probabilità è maggiore, questa variabile aleatoria prenderà con maggior probabilità valori negativi e con minor probabilità valori positivi.
Quindi posso già dire che c'è una componente continua qui. Perché la media non sarà 0. La media, lo vedete, è il baricentro della PDF, quindi è spostata verso sinistra, è un po' negativo. Quindi ci avrà una media negativa e qui ci sarà una delta nella PSD del messaggio M, no? Quindi non è meglio nulla questo messaggio. Quindi da questa densità io prendo due informazioni che mi serviranno per il SQNR. La prima informazione è quant'è l'intervallo a quantizzare, 4, da meno 2 a 2, da cui capisco quant'è il passo di quantizzazione. È tutto l'intervallo 4 diviso il numero di livelli che è 1024. 2, capisco anche che la potenza del segnale M, perché ho la sua densità, è un segnale SSL, quindi la potenza di M è il valore quadratico medio, cioè la media di M di T al quadrato, e quindi è il valore quadratico medio di una parabola aleatoria che è questa densità. E il valore quadratico medio si calcola come alfa quadro densità in de alfa. È chiaro? Dalla densità capisco il valore quadratico medio, che per un segnale SSL è la potenza. E quindi devo fare rapidamente questo integrale, che è l'integrale fra meno 2 e 0 di 1/3 per alfa quadro più l'integrale fra 0 e 2 di 1/6 per alfa quadro. Ma l'integrale alfa quadro è 1/3 alfa al cubo, per 3 fa 1/9, scusate, alfa al cubo terzi, che per 3 fa alfa al cubo noni. Alfa al cubo in 0 fa 0, meno alfa al cubo in meno 2 fa meno 8, col meno avanti fa 8, 8 noni, più alfa quadro integrale fa 1/3 alfa al cubo, per 3 fa 1/18 alfa al cubo, in 2 fa 8, 8/18, meno in 0 che fa 0, 8 noni sarebbero 16/18, più 8/18 fa 1,3 periodico, tutto. Ma a noi non piacciono le frazioni, i numeri decimali, ci piacciono le frazioni, quindi dicevamo 16, 8 fa 24/18, che sono 24 diviso 3 fa 8, 18 diviso 3 fa 9, 6 noni, cioè 24/18, quindi 24 diviso 6 fa 4, 18 diviso 6 fa 3, 4/3, che fa 1,3 periodico, ok, si trova. È una potenza, ci metto il simbolo di potenza, va. Allora, potete anche scrivere 1,3 periodico o 1,3, però attenzione a quando approssimate le cose, perché alle volte gli studenti fanno approssimazioni barbare, quindi del tipo 1,6 periodico diventa 1,6. Se provo ad approssimare a una cifra decimale è 1,7, non è 1,6. Questo dà luogo a calcoli differenti. Ovvio mantenete le frazioni, che è piuttosto semplice, oppure se proprio dovete fare un'approssimazione fatela per bene. Ma vi consiglio di mantenermi le frazioni, l'approssimazione la fate alla fine, cioè non c'è nulla di difficoltoso nel mantenervi una frazione. Abbiamo tutti gli ingredienti che ci servono. L'SQNR è la potenza del segnale a quantizzare diviso la potenza del rumore di quantizzazione. La potenza del segnale a quantizzare è 4/3. La potenza del rumore di quantizzazione, direi che non c'è rumore di sovraccarico, perché io sto quantizzando esattamente l'intervallo in cui il segnale è definito, quindi il quantizzatore non va mai in sovraccarico, perché il segnale prende valori meno 2,2, io quantizzo l'intervallo meno 2,2, il quantizzatore non va mai in sovraccarico, rimane solo l'errore granulare,
Direi che con 1024 campioni, anzi non c'è proprio nulla da dire perché la densità è piatta ovunque, lo vedete, quindi in un intervallo delta qui è circa quella a costante la densità, sì, qui è circa quella costante, sì, qui circa quella costante, sì, ovunque è più o meno una costante la densità e quindi approssimazione di rumore granulare uniforme vale sicuramente, quindi la probabilità, la prudenza dell'errore è delta 4 di centesimo. Nel nostro caso fa 4 su 1024, quindi ho 12 per 4 terzi diviso 4 al quadrato per 1024 al quadrato, che fa 12 diviso 3 fa 4, per 4 fa 16, semplifico il denominatore, quindi 1024 al quadrato, quindi 2 alla 20. 1000 al quadrato è 1000 per 1000, 1 milione circa, quindi 10 alla 6. Quindi dovrebbe essere 60 dB. Confermatemi che è 60 dB. Sì, sì. Ok.